Benvenuti al commento sul Vangelo della domenica 21esima del ciclo Anno C. Dal Vangelo secondo Luca al capitolo 13. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?» Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori comincerete a bussare alla porta dicendo: «Signore, aprici!» Ma egli vi risponderà: «Non so di dove siete». Allora comincerete a dire: «Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze». Ma egli vi dichiarerà: «Voi non so di dove siete, allontanatevi da me voi tutti operatori di ingiustizia». Là ci sarà pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da Oriente e da Occidente, da Settentrione e da Mezzogiorno, e siederanno a mensa nel Regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi». Questo brano del Vangelo è allo stesso tempo uno sguardo all'universalità della salvezza che Gesù è venuto a portare a tutti. Si parla di gente che viene dall'Oriente, dall'Occidente, dal Nord e dal Sud, ma allo stesso tempo è anche un invito alla responsabilità, a dare un'accoglienza positiva alla proposta salvifica portata da Gesù. La salvezza è un dono, ma domanda anche una risposta responsabile, riconoscente, impegnata. Non basta l'appartenenza o le parole. La salvezza è un dono che ognuno è invitato ad accogliere con frutto e responsabilità. Ma andiamo per ordine, cominciamo con l'input del Vangelo, che si dice che Gesù passava insegnando per città e villaggi in cammino verso Gerusalemme. E quindi la figura di Gesù che appare fin dall'inizio come maestro, è Gesù che insegna. E insegna ovunque dove passava, nelle città e nei villaggi, nei luoghi importanti e meno importanti. Anche questo dice il suo interesse per tutti. Non ha scelto solo le città o solo i villaggi. Ovunque lui si sentiva inviato dal Padre ad annunciare il Vangelo. Ed era in cammino verso Gerusalemme. E Luca costruisce il suo Vangelo come un viaggio di Gesù verso Gerusalemme, soprattutto la seconda parte del suo Vangelo. Gerusalemme è la città, è la meta finale, lo scontro decisivo del bene col male, della luce con le tenebre. Lì Gesù a Gerusalemme compirà la sua missione, la porta a compimento, con la sua morte, soprattutto la sua risurrezione, con l'invio dello Spirito Santo. È lì che nasce la prima comunità nel giorno di Pentecoste,
i discepoli che partiranno ad annunciare il Vangelo nel mondo. Gesù Maestro, ecco. E di Gesù Maestro abbiamo sempre bisogno tutti, soprattutto coloro che cercano una verità, oltre anche il tempo, una verità per questa vita, ma anche per il dopo. Gesù è un Maestro intramontabile, incomparabile, a cui sempre ritornare. Lo si può anche dimenticare per un certo tempo nella vita, ma poi ci si accorge che il suo Vangelo è quello che porta la verità nel nostro esistere. C'è una domanda che viene fatta proprio a Gesù come Maestro. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? C'è una domanda simile anche nelle altre parti del Vangelo, dove un tale chiese: che cosa devo fare per salvarmi? E Gesù risponde in quel contesto: l'osservanza dei comandamenti principali, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza. Qui la domanda è indiretta. Sono molti o pochi quelli che si salvano? La domanda è importante perché anche oggi rimane la questione fondamentale, la cosa seria della vita, e questo in tutte le religioni, non soltanto nella fede cristiana. Anche per l'induismo, per esempio, è il summum bonum questa domanda della salvezza, che non è soltanto la soluzione di un problema immediato, contingente di questa vita, ma vuol dire la salvezza definitiva, l'essere con Dio per sempre, come fare, chi raggiunge questa meta. È la grande questione del paradiso. Una volta i vecchi, mi ricordo ancora io da bambino, che dicevano: quello che è importante è andare in paradiso. E Gesù la risposta che dà non è diretta, fa un invito ben preciso. Non dice chi va, chi non va, ma dice: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. È interessante questo verbo sforzatevi, che vuol dire mettetecela tutta, abbiate in mente questa problematica, questa prospettiva della salvezza, non giocatevi la vita a basso prezzo, sotto sotto vuol dire mettetecela tutta, viverla bene, questa prospettiva. I santi usavano un motto in latino che era quid hoc ad aeternitate. Che cosa serve questo per l'eternità? Questa scelta che faccio, questo impegno che mi prendo, che cosa serve per la vita eterna? È una domanda che ci fa bene tenere viva anche oggi, in prospettiva proprio di quella salvezza che Gesù è venuto a operare per tutti, ma che domanda anche una sequela, un impegno. E poi, oltre l'invito a sforzarsi, si dice di entrare per la porta stretta. Che cos'è questa porta stretta? Potremmo dire proprio che questa è la via della croce, anche la via che Gesù ha percorso, ma la croce non tanto intesa come una sofferenza inutile, ma la croce dell'amore. Permettete questa sottolineatura, perché l'amore non è una cosa soltanto istintiva, emozionale, emotiva, no? È anche un atto di volontà, di intelligenza. Si decide anche di amare. E l'amore vero, noi lo sappiamo dalla vita, non è quello delle chiacchiere, quella della superficialità, ma è quello del servizio. L'amore è servizio, l'amore è dono, che alle volte è un amore crocefisso. Per questo si chiama la via stretta. Gesù l'ha detto, no, da questo conosceranno che siete miei discepoli, se vi amerete gli uni gli altri, alla sera della vita sarete giudicati sull'amore. E poi Gesù continua il suo discorrere invitando appunto a non vivere una vita cristiana solo di parola, di apparenza, di pura appartenenza. Qui Gesù lo dice chiaramente ai suoi conterranei, no? Contemporanei di ebrei, non è il fatto di appartenere al popolo ebraico, dice, di essere discendenti di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, che conta, ma è l'accoglienza vitale di questo Maestro che ci indica la via. È un discorso quindi che apre alla speranza per tutti, questo del Vangelo di oggi. La salvezza, Gesù è venuto a portarla per tutti, quando il sacerdote a messa dice no sul calice, questo è il calice della nuova alleanza, del mio sangue versato per voi e per tutti, quindi la salvezza è per tutti. Grazie dell'ascolto e buona domenica a tutti.